Codice dei contratti pubblici. Articolo 130, servizi di ristorazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell'allegato 14 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale, a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a dominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile, green economy, nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, c) della qualità della formazione degli operatori. Per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica, di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a 18 anni di età, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 4,5 quater del decreto legge 12 settembre 2013 numero 104, convertito con modificazioni dalla legge 128-2013. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6,1 della legge 141-2015, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. Con decreti del Ministro della Salute, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee guida di indirizzo, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.